sciopero questa mattina per protestare contro una proposta della Perugina Nestlé inaccettabile. Adesso faremo un corteo, quindi seguiremo lo striscione, faremo il giro qui dello stabile per poi tornare qui nel piazzale e fare conferenza stampa. Dobbiamo portare alta e forte la voce della... Scusate per il disguido, ma questa Nestlé, come al solito, l'ultima provocazione, 10 minuti prima dello sciopero, ha emanato una direttiva oltremodo oltraggiosa per limitare la riuscita di questo sciopero, farci cambiare, farci togliere la tuta, per non farci riconoscere come lavoratori che protestano contro di loro. Quindi ora siamo quasi tutti con la tuta, chi è senza tuta, su questo percorso solito, mettiamoci tutti insieme contro questa Nestlé arrogante. Questa è l'ultima provocazione di tante, ne ha fatte altre sui giornali, dando l'illusione di voler assumere, di voler dare posti di lavoro ai giovani, e poi li tratterebbe come schiavi, come sta facendo oggi, che si è messo lì davanti a contare chi usciva con o senza tuta per poi prendere i suoi provvedimenti. Bisogna mandarli a casa, gente che si comporta così 10 minuti prima dello sciopero, bisogna mandarli a casa, basta. Quindi adesso tutti insieme dimostriamo alla città, dimostriamo alle istituzioni, che ringrazio per la loro presenza, a tutti coloro che oggi ci portano la loro solidarietà, dimostriamo la compattezza, l'unità e la solidarietà dei lavoratori nel difendere la loro fabbrica, la fabbrica di Perugia, non di Milano. Andiamo tutti, è ora! La loro solidarietà, perché consapevoli che le dinamiche della Perugina riguardano anche le loro aziende. Ringraziamo per la solidarietà a tutti gli esponenti, rappresentanti di partiti politici, istituzioni, delle categorie, dei confederali di CGL, CISL e UIL, per essere qui oggi insieme a noi, a sacrificarci sotto questo sole, a sacrificarci per una causa giusta, che è quella di difendere la nostra fabbrica.
difenderla da una assenza totale di strategie contro la crisi, economica, finanziaria e dei consumi che sta lentamente uccidendo tutti i nostri sogni futuri. Ed ecco perché in questo ultimo mese, dicevo, con i vari incontri con la Nestlé si è messo sul tavolo il vero problema, un problema di carenza di volumi, carenza di mercato, carenza di produzioni e anche di nuovi prodotti che possono dare slancio a questa fabbrica. E di fronte a questa mancanza, di fronte a questa carenza, la loro unica proposta alternativa è quella di far ricadere sui lavoratori tutti i sacrifici di questa crisi, i dolorosissimi sacrifici che ci vogliono far vivere non soltanto in fabbrica ma anche nella città, nella vita di tutti i giorni. Ed ecco che partiamo dai posti di lavoro per protestare contro questi approcci e contro queste dinamiche. Ma torniamo a noi, torniamo alle proposte della Nestlé, che ci ha offerto sul tavolo contratti di solidarietà 6x6 generico e generalizzato, illusioni di assunzioni poco dignitose anche da un punto di vista economico, ma soprattutto di prospettiva per i giovani a cui guardiamo, e senta un percorso all'indietro, non da stagionale a full time, ma da full time lentamente diventare stagionale, facendoci passare tutti attraverso il part time e poi tra 2 anni presentarci il conto di una mancanza totale di strategie, un conto salatissimo, e ponendoci di fronte alla ulteriore precarietà. Ecco perché siamo oggi qua, perché oggi sul tavolo non abbiamo una strategia seria su cui discutere, non abbiamo obiettivi seri su cui ragionare prima con voi e dopo con loro per trovare una via condivisa da fare insieme per portarci fuori da questo pantano di cui tutti siamo consapevoli, ma siamo consapevoli per i sacrifici che abbiamo fatto finora in termini di ferie, di cassa integrazione e di quant'altro che abbiamo messo sul tavolo mettendo tutto in scommessa, come abbiamo fatto in questi anni, ma questa scommessa l'hanno persa loro, perché oggi il conto è meno 150, 150 esuberi che la Nestlé si è affrettata a escludere, a rinnegare, e noi per questo siamo contenti e da qui vogliamo partire. Non ci sono esuberi, e allora parliamo di rilancio, parliamo di crescita e parliamo di sviluppo. Solo con questa ricetta i lavoratori, il sindacato e tutte le istituzioni possono affrontare con una certa condivisione ogni tipo di discorso che vada comunque a salvaguardare il reddito degli operai, le loro prospettive e il futuro di questa fabbrica. Grazie a tutti e grazie a tutti coloro che hanno portato qui la loro solidarietà. Nessuno che hanno voluto cercare di indebolire con le varie dichiarazioni, un nessuno che ha mantenuto la sua compattezza anche sul mandato dei lavoratori che nell'assemblea hanno unanimemente concordato su questo sciopero alzando la mano tutti e 1000 contro la Nestlé. E quindi un grazie ancora a tutti, e adesso continuiamo con i vari interventi passando la parola a Daniele Marcaccioli, un ex dipendente che dovrà salvaguardare anche lui questa fabbrica perché ancora gira intorno alla Nestlé. Sì, buongiorno a tutti, grazie, perché veramente siamo numerosissimi. Questi signori che stanno nelle barricate aziendali devono capire che la concorrenza con i mercati non si vince solo sul posto di lavoro, si vince investendo in risorse umane, in formazione e anche con delle strategie di mercato di quali responsabili sono e soltanto il management di questa azienda. A livello europeo Nestlé cresce, a livello europeo Nestlé investe, e se questi signori in Italia non riescono a dire che Nestlé ha necessità, obbligo, bisogno per i lavoratori che loro rappresentano anche, e da noi, perché se va bene la fabbrica va bene la turchina, va bene tutti, è un futuro anche per loro, anche se poi loro sono sempre più... Questo sciopero deve essere la risposta, e sarà la risposta chiave di grande a una multinazionale tra le più importanti del
continuare la nostra battaglia in maniera unitaria, come abbiamo fatto le assemblee. Essere una voce unica delle lavoratrici e dei lavoratori, perché questo fa sì che la fabbrica di San Sisto sia forte all'interno del gruppo d'esterno. Basta, dobbiamo abbassare i toni, basta con questa pubblicità gratuita che l'Estrè si è fatta sui giornali, con proposte che non stanno né in cielo né in terra. Parlano di ricatto generazionale, che sono una guerra fra generazioni nuove e generazioni vecchie. Noi non ci stiamo, perché è una presa in giro per chi già sta lavorando e per false promesse per chi è fuori. Per dare lavoro ai giovani c'è bisogno di rilanciare questa azienda, portare più volumi, fare investimenti. Chiediamo alla Nestlé di concentrare la divisione del dolciaria a San Sisto, la fabbrica più importante del settore del cioccolato per la Nestlé. Nestlé ci deve dire quali sono i suoi piani seri di una multinazionale importante per rilanciare questa azienda. Vogliamo continuare a scrivere la nostra storia, abbiamo fatto qualche anno fa i 100 anni, vogliamo continuare a scrivere con pari dignità di diritti e di tutele. Non accetteremo che la multinazionale ci porti indietro. Dobbiamo continuare una battaglia insieme, per questo ringrazio tutti i lavoratori che oggi sono qui presenti, i lavoratori che ci hanno portato la solidarietà dalle altre fabbriche legate alla Perugina, le istituzioni, le nostre confederazioni, le segreterie nazionali che seguono con noi questa emergenza importante, importantissima per le lavoratrici e i lavoratori della Perugina, ma per il paese Italia, per il mondo del lavoro nel nostro paese. Perché se una multinazionale di questo livello fa queste proposte, cosa ci potremmo aspettare per il futuro, per gli anziani che ruotano intorno alla Perugina, che sono piccole in realtà? Se la proposta di Nestlé è di precarizzare una fabbrica, farla diventare assolutamente flessibile, lavorare di più in poco tempo e guadagnare di meno, non ci stiamo. Vogliamo proposte serie, quindi chiediamo investimenti, chiediamo un rilancio serio della fabbrica e portare la divisione, la testa della divisione dolciaria da Milano a Perugia, perché qui che deve stare, perché qui è la fabbrica che conta, la fabbrica importante del nostro settore. Chiediamo inoltre a Nestlé una risposta chiara, perché da troppo tempo che sia sul tavolo di Confindustria Perugia, che è coordinamenti nazionali, non ci dà una risposta fondamentale. Che vuole fare Nestlé mondo in Italia? Perché noi sappiamo che Nestlé investe in Francia, investe in Germania, investe in Spagna, in Italia investe per la manutenzione ordinaria, per gli spiccioli. Dobbiamo sapere quello che vuol fare e non serve a dire che Perugina, San Sisto è la fabbrica per eccellenza, la centrale del mondo Nestlé. Bisogna che le parole continuino i fatti, ci siano i fatti, quindi volumi e investimenti. Marcaccioli ce l'ho qui. Il sindacato si è sempre seduto ai tavoli quando c'era da cominciare a contrattare, ma sempre sapendo che portavamo volumi in più, che c'erano delle certezze. Oggi ci fanno delle proposte a costo zero e questo non ci stiamo. Quindi l'auspicio che ne senta con forza la nostra parola, la parola delle lavoratrici e lavoratori di San Sisto, tutti operai e impiegati insieme, perché le divisioni ci fanno male. Dobbiamo, questo è il messaggio chiaro a una multinazionale che vuole fare di San Sisto una fabbrica precaria. Noi glielo permettiamo e quindi dovremo continuare, decideremo quale sarà, come continueremo il nostro percorso di mobilitazione finché Nestlé non arriverà al tavolo con proposte serie, ma soprattutto con volumi che rilanciano
Sì, la responsabilità di uno sciopero è un atto di responsabilità da parte del sindacato. Qui c'è la fabbrica della nostra identità, della storia della città, c'è stato e c'è ancora oggi un management che deve dimostrare continuare a lavorare e investire a fiducia, come diceva adesso Sara. C'è la capacità del sindacato di saper trattare, di saper rispondere alle richieste di innovazione e di assumersi le proprie responsabilità. Io chiedo all'azienda e al sindacato di sedersi al tavolo delle trattative, di avere come obiettivo prioritario la politica industriale, gli investimenti in questo territorio, l'ampliamento del ciclo produttivo, la stabilizzazione dei lavoratori. Dentro a questo quadro credo che si possono discutere anche forme contrattuali innovative, organizzazioni del lavoro che, come avete dimostrato di saper fare, possano dare garanzie, sicurezza ai lavoratori, organizzare meglio l'azienda. Sono convinto che il management e le organizzazioni sindacali sapranno trovare la sintesi migliore. Sono convinto perché è questo il nostro obiettivo, è l'obiettivo che le istituzioni della città, della regione mettono tra le priorità. Noi parleremo nei prossimi giorni con i vertici dell'azienda, diremo le stesse cose che ho detto e che dico che adesso, che ho detto in questi giorni al sindacato. Noi abbiamo due voci per due soggetti diversi. La linea è unica, la perugina, gli investimenti nel sito perugino, le garanzie dei lavoratori, la qualità e la sicurezza del lavoro come la perugina, Manco Allora resta oggi che ringraziamo e ringraziare tutti.